Carissimi amici di Cultura Web TV, benvenuti all'appuntamento con l'intervista. Ed oggi abbiamo qui con noi un personaggio incredibile. Vorremmo... Addirittura. Eh sì, incredibile, perché è molto eclettico, a quanto pare. Poi ho letto questa sorta di biografia che mi hai mandato, col tuo intervento sui ragazzi della terza C, eccetera. Allora, Alessandro Carletti Orsini, accento romano, doc, quindi proprio, eh? Romano doc? Romano nato al Frate Bene Fratelli, poi vivo a Chieti, però insomma sono di Bene. nascita romana. Ti trovi a Chieti in questo momento? Esatto, sì. Ah, bella, bella cittadina, sono stato qualche anno fa. Allora, Music Force. Peccato, ecco, il logo lo apporremo nel video. Via Cilea 20, 6600 Chieti. Che cos'è la Music Force? Chi è Alessandro Carletti Orsini? Che cos'è questo CD che mi ha mandato? Eccolo qua, ve lo faccio vedere che è bellissimo, Non sono questa io in cella. copertina, Beh, ci assolutamente. sono più capelli qua, quindi non credo che sia Esatto, tu, ma è solo per però quello. tu sei questo. E guardate che Aspetta, bello, aspetta, aspetta, eh? aspetta. Guardate un po'. Ci somiglia? Sono io. Secondo me lui è l'originale, eccolo qua. E ci Sono sono io. 9 brani: Preludio alla Luna, Il sapore della Luna, Godi e Tamo, No Agosto No, Dalmazia e Me ne vado via, Il sapore della Luna 2, Due cose, Io sono eternamente felice. Mi è piaciuto, l'ho sentito un paio di volte. Il sapore della Luna, che sapore ha la Luna? Allora, Aleco, perché credo che sia un po' l'anagramma. Di È un po' Alessandro. la crasi di Alessandro Carletti Orsini che era troppo lungo, allora ho lasciato Ale Ah, e sì, le quindi un iniziali dei acrostico, cognomi. un acrostico, esatto. Alessandro Carletti Orsini. Bello. Se no era Che tu, veramente troppo oltre lungo. a motivare, incentivare e promuovere artisti, suoni, canti. Allora, prima mi hai chiesto che cos'è la Music Force. La Music Force è un'idea che è nata a me e ad Emanuele La Plebe nel 2006. Abbiamo fondato un'associazione perché lui era un artista, chitarrista, cantante, eccetera, eccetera, che è sempre stato da questa parte della scrivania e decise di mettersi da quest'altra parte della scrivania, cercando di dare aiuto a chi non poteva riceverlo perché ci sono certi canoni nel mondo musicale che ovviamente ti impediscono di realizzare sogni, di realizzare aspettative, almeno di provarci. Avendo lui vissuto la parte veramente artistica, ha detto: facciamo una cosa. Ecco, questo è il CD bellissimo. La copertina comunque è molto bella, devo dire, mi è piaciuta parecchio. E quindi mettendoci da quest'altra parte, ha detto: adesso voglio dare una mano a tanti artisti che magari non hanno queste possibilità. E noi ci conosciamo da parecchio tempo perché poi lui gestiva dei locali sempre a Chieti e ci siamo messi insieme, ci siamo inventati la promozione discografica, diventando etichetta discografica, organizzando eventi sempre culturali nella città ma anche altrove. E quindi abbiamo iniziato a dare spazio a tanti artisti. Questo nel lontano 2006. Poi nel 2020 io mi sono impazzito e ho pubblicato il mio primo album, a sorpresa non lo sapeva neanche lui, perché doveva essere una canzone sola, L'ultima generazione felice, una sorta di regalo di compleanno per i 70 anni di mamma con tanto di festa a sorpresa, solo che la canzone era pronta più di un anno prima. E allora con l'arrangiatore Andy Micarelli ho detto: ma guarda, a questo punto io ho già delle cose scritte. Proviamo a fare qualche altro pezzo, 2, 3, 4, 5, è uscito un album di 10 pezzi. L'ho pubblicato a gennaio 2020, poi ovviamente è scoppiata la pandemia, perché ovviamente per non farmelo Giusto. promuovere è scoppiata la pandemia, Ecco. però devo dire invece che è andato molto molto bene perché io non l'ho messo in vendita sugli store digitali, ma l'ho messo in vendita solamente fisicamente. E ha avuto un ottimo riscontro e anche qualche buona critica.
Anche perché nel disco io ho scritto, non ho fatto nessun artificio sulla voce, sull'intonazione, eccetera, eccetera, l'ho voluto lasciare puro così com'era, con tutti quanti i difetti. E questa cosa ovviamente è piaciuta a molti, molti giornalisti, molti recensori che hanno detto: guarda, finalmente uno che ha il coraggio di lasciarsi esattamente così com'è, perché molta gente invece fa tanti ritocchini, eccetera, eccetera, poi magari la senti dal vivo e sembrano due cose totalmente diverse. Se io dovessi cantare, canterei quei brani esattamente come li sentite nel disco. Poi, Perfetto. la vena artistica, stando in lockdown, ha continuato a progredire e allora ho scritto altri pezzi e il 9 aprile, che è il giorno dopo il mio compleanno, è uscito questo secondo disco, Il sapore della luna. Che è il secondo. È il secondo, sì. Ecco Che qua. poi, come dici tu, come introduzione ho utilizzato molti riferimenti agli anni Ottanta, anche televisivi, Ho filmici. notato, sì, interessante. No, no, mi è piaciuto, ma la copertina, la foto da dove è tratta? Dove ambientare questa cosa? Allora, la copertina è tratta dal videoclip, quella è la piazza del municipio di Terracina. Ah, Terracina, non Questa è la riuscivo. protagonista. Ecco, non riuscivo. La ragazza è la protagonista del videoclip insieme a tanti altri ragazzi e mi è piaciuto così tanto questo fermo immagine che l'ho voluto utilizzare. Non ho messo me in copertina, mi sono messo sul retro perché veramente mi piaceva questa cosa. È artistica, è storica, perché è un centro storico quello, ovviamente di una piazza importante, di una città che a livello storico è molto molto importante, insomma, tutta la Baia di Ulisse, quelle zone lì, veramente a livello storico, tra greci, latini, eccetera, è veramente molto 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 Bello. importante. Ho trovato interessante, mi piace molto, no, questa affermazione che fai sul discorso della promozione artistica. Tu hai detto poco fa, insieme a questo mio amico, socio, insomma, di percorso culturale e Sì. musicale, dice volevamo dare una spinta, una mano agli autori emergenti. È la stessa cosa che poi ha motivato noi. Quando ci infilammo nel percorso come associazione culturale, nel percorso della promozione degli artisti emergenti e non. E anche lì ti confermo che quindi non solo il discorso legato alla musica, all'ambiente musicale, ma anche quello editoriale della letteratura è la stessa cosa, cioè ci sono delle porte che sono sempre chiuse, quindi molti autori non trovano spazio per la pubblicazione. Soprattutto in settori particolari come quello della poesia, per esempio. Difficile Sì. trovare una distribuzione, eccetera. Poi alla fine, finalmente, con l'avvento della banda larga, degli ebook e della possibilità anche di pubblicare online, no? Questo vale pure per la musica, dico una cosa stupenda. È chiaro che in Italia abbiamo ancora il monopolio della SIAE, speriamo che si riesca, perché insomma a livello di Unione Europea stanno provando, perché qui c'è il bollino SIAE, tra l'altro, eccolo qua, questo lo Assolutamente sì. Il trovate, dove si può trovare? disco si trova in tutti i negozi fisici, Ecco qua. non negli store digitali, però se uno volesse comprare il disco di Aleko, Il sapore della luna, può andare su Amazon, ad esempio, ma può anche andare alla Mondadori o alla Feltrinelli o qualsiasi negozio che esiste ancora nelle città. Però se va su Spotify non lo trova. Bellissima, qui abbiamo anche un altro CD inviato dalla stessa casa editrice musicale. Eccolo qua, bellissima, Giulia Luzzo. Giulia Luz, Cambio sì. canale. Interessante. E quindi adesso a cosa stai lavorando? Adesso stiamo lavorando all'uscita di alcuni artisti perché noi siamo stati fermi effettivamente per 1 anno e 3 mesi e abbiamo ripreso la pubblicazione dei dischi ad aprile di quest'anno. Infatti il 2 aprile è uscita Giulia Luz, il 9 sono uscito io, il 14 maggio è uscito Ernest Law, venerdì 4 giugno il disco di Daniele Mammarella, che è un chitarrista fenomenale. Il 25 giugno abbiamo Amedeo Giuliani, un cantautore pescarese fantastico.
un po' alla De André, così veramente bravo, che ha collaborato con Kusminak pure, con Duccio, che è un comico abruzzese molto molto forte, che ha fatto dei programmi anche con Renzo Arcore. E a luglio abbiamo il disco del rocker di Legnano, che si chiama Giuseppe Calini. E quindi per fortuna io sono contentissimo che si stia vivacizzando tutto quanto, sempre in attesa anche del settore live che torni alla normalità, perché non è ancora tornato Sì, effettivamente alla sì. normalità il settore live. Beh, è questione di giorni, credo, insomma, sta cambiando tutto. Sì, in Ci si meglio, può speriamo. spostare, si può mangiare anche all'interno dei ristoranti, insomma, stanno Esatto. cambiando un po' di cose a livello internazionale. Si spera che questo riporti anche molti artisti ad esibirsi tranquillamente e con un pubblico fisico e non virtuale. Questo è Esatto. bellissimo. Poi a un certo punto io ho detto, vabbè, ma voglio cantare pure io. Perché devo stare lì, cioè, a fare l'editore? Voglio cantare. E hai colto l'occasione per questo anniversario di tua mamma, che è bellissimo Sì. come regalo, credo. L'ha apprezzato? Sì, beh, certo. Eh? Non se Non se l'aspettava, l'aspettava, e tra nemmeno l'altro, lei. quindi. Ma tu già cantavi, però, già. No, non avevo mai cantato. Oddio, cioè, se parliamo di fare i karaoke sotto la doccia, eccetera, sì, canto da quando ho 5 anni, perché comunque in casa mia ci devono stare tre stereo almeno, se no non posso, se no mi manca l'aria. Cioè, io ce n'ho uno in salotto, uno in camera da letto, diciamo, matrimoniale, e uno nella camera che avevo quando ero ragazzo, insomma, che stavo là. Quindi sono tre ambienti dove ho sempre lo stereo, e in più legati a questi due stereo ho due lettori a parte di vinili. Quindi ho uno stereo col vinile incorporato, poi ho una fonovaligia e ho un lettore solamente vinile che si attacca allo stereo. Quindi sono coperto in ogni noise. Io entro dentro casa, accendo la musica, prima Ah, cosa. è come avere una flebo con Sì. l'USB, no? Attaccata. Esatto, Allora, noi vogliamo ringraziare Alessandro Carletti Orsini con questo Sapore della Luna. Assaporiamola questa luna. Il CD lo troviamo in tutti gli store, come ha detto Alessandro. Il Sapore della Luna, ecco, fisici, quelli fisici, Aleco è il titolo, cioè il nome dell'autore, il titolo è Il Sapore della Luna. Un preludio alla luna, eccetera, come vedete, insomma, è straordinario che poi alla fine scopriamo nuovi talenti, così come sono rimasto sorpreso quando ho sentito il CD di Giulia, perché poi alla fine uno quando sente dire, ah, ma sono nuovi talenti, dice, vabbè, ma chi sarà, chi non sarà, poi invece scopri dei musicisti, così come avviene anche nel campo della letteratura, scopri delle persone che sono incredibili, e che hanno una voce bellissima e che cantano divinamente. Grazie a te, Alessandro, Allora, per dico questa. un'ultima cosa, già che ci siamo. Prego. Allora, sul sito musicforce.it ovviamente si trovano tutti quanti gli artisti, si trova anche Aleco. Per seguire Aleco basta andare su Facebook e scrivere Aleco, insomma, si vede questa copertina o si vede la faccia mia. E ovviamente ci saranno tante novità che uno vedrà tramite sito, tramite social e tutto. Tra l'altro, collegandoci al discorso che hai detto tu, ti rubo Prego. un ultimo momento. Legato a Terracina e al discorso letterario, io tramite questo disco sono riuscito a conoscere, sì, ho conosciuto Amedeo Celilli, che è l'autore del libro I fantasmi di Terracina, che poi ti presenterò perché è qualcosa di fenomenale, bellissimo, che è un libro che narra le storie reali dei fantasmi che la gente racconta proprio in quella città, e sta cercando di fare un discorso legato a tutte quante le città, quindi a una sorta di ragnatela. Assimilando un po' di tra leggende, storie e via dicendo, ma che bello, Esatto, bellissimo. perché poi magari ogni città avrà la sua storia da raccontare, e questo libro
È un insieme di capitoli che io ho letto e veramente sono rimasto stupefatto da alcune cose, perché non è un libro di terrore. Ci sono alcune cose che mettono paura, ma ci sono altre cose che mettono gioia e voglia di vivere, perché i fantasmi non sono solamente cose terrorizzanti, ma possono essere anche lo specchio di qualcosa che ci sta proteggendo, no? In quel caso là. E quindi ho collegato Terracina con il disco, la canzone che ho fatto, a questa cosa qua, ed è stata bellissima. E questa è la condivisione vera, ecco, scambiarsi le opinioni, scambiarsi, e poi vedi, vai a scoprire veramente certe cose che magari non ti saresti mai aspettato. È bello, anzi è fantastico, perché poi scopriamo nel campo artistico che c'è tutto un mondo di artisti che a volte operano come fantasmi, restano dietro le quinte, poi Esatto. all'improvviso c'è qualcuno che gli dà una mano ed escono allo scoperto, ed è quello che accade con Music Force. Grazie a te, Alessandro Carletti Orsini, e Grazie a te. grazie per questo regalo splendido. E quindi vi invitiamo a conoscere Alessandro Carletti Orsini, ma anche avvicinatevi a Music Force, musicforce.it, il sito della casa editrice musicale, dove scoprirete tanti talenti. E quindi questo è un arrivederci alla prossima puntata con l'intervista. Ciao a tutti. Ciao ciao!